Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia, benvenuti a un nuovo video. Oggi vi faccio vedere una new entry in casa Nomura, il nuovo Aiki Tokyo, eccolo qua. Quindi un mulinello che esce un po' fuori qui da quelli che sono i soliti schemi dei mulinelli Nomura che tutti siamo abituati a conoscere per quanto riguarda lo spinning, quindi un mulinello che può essere adatto a un paio di pesche. Interessante come prodotto, interessante come, come prezzo, lo andiamo a vedere, c'è qualche cosina che forse mi lascia un po' perplesso, ma lo andiamo a vedere insieme. Quindi partiamo come al solito dalla scatola, quindi troviamo la scatola con il nome del mulinello, Aiki Tokyo Special Master 3000 in questo caso, vi ricordo che al momento è disponibile 3000 e 4000. Andiamo a vedere qualche caratteristica così velocemente: 8 cuscinetti più 1, il CRB che è il movimento meccanico, power roller per quanto riguarda il guidafilo, oversize sono i cuscinetti sovradimensionati, qualche caratteristica sulle nostre capacità delle bobine in millimetri e nylon e in libre e yard in questo caso. Velocità di recupero 5-5-1, vi ricordo velocità standard su questo mulinello. Andiamo a vedere cosa contiene la nostra scatola. Qua abbiamo il codice degli spaccati e qua gli spaccati, vi ricordo come tutte le volte di tenere sempre la parte di spaccato per eventualmente avere e ordinare i ricambi, e vediamo subito il nostro Tokyo, eccolo qua. Manovella, ve la sistemo subito, manovella chiusura con la controvite da questa parte, quindi andiamo a stringere la nostra manovellina. Vi faccio vedere il mulinello nelle sue quattro facce, ok, lo andiamo a vedere un attimino così, quindi bella la bocca della bobina, archetto chiaramente non è un monopezzo, è in due pezzi, questo ve lo devo segnalare. Qua sotto la bobina trovate la bobina, il nostro ragno come lo chiamo io di plastica per evitare che il filo vada all'interno, ma poi lo vediamo bene dopo quando andiamo a smontare la nostra bobina. Corpo con un nuovo disegno, in questo caso un mulinello che come vedete esteticamente sembra un piccolo mulinello da surf, quindi un mulinello sicuramente adatto a quello che è la pesca a fondo assolutamente. Quindi andiamo a vedere subito le caratteristiche, quindi archetto sovradimensionato, vedete? Simula un pochettino un archetto vuoto all'interno, sicuramente ha una parte vuota. Rullino guidafilo che gira su cuscinetto, la manettina è monopezzo, manopolino in Eva molto molto duro, e qua la Nomura fa sempre queste cosine molto molto carine. Bello il movimento, devo dire bello fluido, un gioco, si avverte un gioco leggero, leggero su quella che è la manetta, riuscite a vedere qua in questo punto questo gioco, che chiaramente deve esserci, ma in questo caso è un gioco un pochettino sopra le righe, ma per un mulinello da surf assolutamente no. Andiamo a svitare la nostra farfalla, quindi farfalla che ha una corsa, ve lo dico subito perché ne ho già provato a imbobinare una, è una corsa molto molto lunga, quindi prima di poterla andare a togliere ce ne sta. Vediamo subito la nostra farfalletta, quindi abbiamo la nostra guarnizione di chiusura per la nostra frizione, fatta chiaramente sempre molto molto bene. Andiamo a vedere un attimino la nostra bobina prima di vedere il mulinello. Andiamo a vedere la nostra bobina in questo modo, quindi vediamo i dischi della frizione, il nostro siger di tenuta. Bobina che come vedete ha uno smusso molto molto accentuato proprio per facilitare l'uscita del filo, si vede proprio che da questo questo mulinello nasce proprio per sfruttare al massimo un lancio in distanza. Troviamo la bobina diciamo stampata con delle scritte non calcate ma comunque molto molto ben visibili, un po' di alleggerimento da questa parte. Vediamo qua sotto quella che è la parte della raganella, altra novità su Nomura, siamo abituati ad avere sempre il nostro cicalino classico, in questo caso questo sistema prende spunto moltissimo dai mulinelli della Daiwa, e adesso vi faccio vedere il perché e che cosa intendo. Abbiamo la cicalina che in questo caso, che è una cosa che su Nomura è una novità, ha questa molla qua che è quella che fa andare a fare rumore all'interno di questa bobina dentata in questo modo, sentite? Quindi il canto della bobina è sicuramente buono, buono assolutamente. Sotto questa, questa molletta troviamo un'altra novità per Nomura, ma non per le altre case che fanno mulinelli da surf casting o comunque da feeder medi. Quindi abbiamo questa che è un ragno, lo chiamo io, quindi questa qui è una struttura di plastica che viaggia mentre io faccio girare il mulinello su due binari, che sono poi questi che vedete in questa posizione qua, quindi sale e scende
e non permette al filo di andare accidentalmente sotto la bobina e quindi ad intrecciarsi in modo malamente sull'alberino del nostro mulinello. Quindi assolutamente queste sono le due o tre caratteristiche particolari che ha Nomura inserito in questo nuovo mulinello. Un archetto assolutamente poderoso, scatto della chiusura dell'archetto in questo punto. Quindi questo è il mulinello. Andiamo a rimbobinare, andiamo a rimontare la nostra bobina in questo modo. Andiamo ad avvitare un pochino la nostra farfalla e andiamo a vedere ancora un paio di caratteristiche sotto questo mulinello. Abbiamo chiaramente la leva dell'antiritorno in questa posizione, quindi davanti e indietro. La manovella devo dire che è ben fatta. Strutturalmente un mulinello che dà di solidità, mi sa di solido, un mulinello con questo disegno nuovo, stimbolino della Nomura qua, insomma. Direi che è un mulinello di tutto rispetto. Andiamo alle mie considerazioni e consigli finali. Eccoci quindi tornati ragazzi, abbiamo visto da vicino questo Tokyo della Nomura, quindi novità new entry. Allora, un paio di considerazioni prima di arrivare a un paio di consigli su quello che invece è l'utilizzo. Allora, come vi dicevo, qualche perplessità quando io l'ho preso prima di fare la recensione. Allora, innanzitutto, prima perplessità, avrei preferito, aprendo la scatola, trovare una bobina di ricambio, anche se in grafite economica semplice, ma che ci dava la possibilità di fare delle operazioni di carico e scarico del filo in maniera molto più idonea, cosa che la Nomura ci ha abituato a fare. Penso che questo forse sia l'unico mulinello della Nomura che non è dotato di bobina di ricambio. Quindi assolutamente un problema risolvibile, però mi avrebbe fatto piacere averla dentro la scatola. Poi un'altra cosa, io vi ricordo, è la cosa più importante, vi ricordo che questo mulinello, anche se è Nomura, non è un mulinello che nasce per fare spinning e le caratteristiche sia estetiche che pratiche la dicono lunga. Una cosa che ho notato è che il mulinello ha un leggero gioco sulla manetta e quindi il corpo corona, un pochettino superiore rispetto a altri mulinelli. Attenzione, io ve lo segnalo su questo mulinello, ma sappiate che anche i mulinelli della Daiwa, i mulinelli della Shimano, quotatissimi di alto livello per il surf casting o per la pesca a fondo, hanno tutti questo gioco. Quelli che non li hanno sono i mulinelli da spinning. Detto questo, un paio di consigli. Utilizziamolo a spinning senza nessun problema, se lo utilizziamo a spinning una volta ogni tanto. Sicuramente a pari prezzo e a parità di condizione e di caratteristiche tecniche, se dobbiamo comprare un mulinello per lo spinning, compriamone un altro. Questo però, e vengo a un paio di consigli sull'utilizzo, è un mulinello splendido nella misura 3000 per chi pesca ad esempio a fondo col pasturatore o fa una pesca a fondo medio leggera, perfetto, perché ha una bella bocca di bobina, ha un bel imbobinamento, l'ho provato a imbobinare con un filo dello 0,22 che la dice lunga se il mulinello non imbobina bene, imbobina perfettamente, quindi un mulinello che ha le caratteristiche nella misura 3000 perfette secondo me per un ledgering, quindi per una pesca a fondo col pasturatore, nella misura 4000 anche, ma più spostata a un beach ledgering, quindi a un surf leggero, molto leggero, una canina da 60-70 grammi, 80 grammi massimo, con un mulinello 4000 del genere. Vi devo dire che nel mercato ce ne sono alcuni, ma non sicuramente a questo prezzo, a queste caratteristiche. Il prezzo con le caratteristiche 8 cuscinetti più 1, le caratteristiche tecniche, meccaniche, l'affidabilità che ci ha abituato Nomura, non si trova proprio tutti i giorni. Per il resto ragazzi devo dare un voto alto, rapporto qualità-prezzo c'è, una frizione giusta, forse una terza cosa vi devo dire, ci vuole un po' tanto tempo a smontare tutta la frizione, la farfalla, hanno fatto un filetto molto molto lungo quindi non serviva, ma alla fine che ci importa, nel senso che la farfalla non si svita tanto, una frizione precisa, questo ve lo devo dire, e se vi devo dire la verità, un filetto così lungo potrebbe darci la possibilità di aprire tutta la frizione utilizzando terminali tipo nel ledgering molto molto leggeri e avere la bobina che è completamente libera, sentite come in questo caso, ma assolutamente che non viene via. Quindi potrebbe essere un difetto, fra virgolette, ma potremmo anche trasformarlo in un vantaggio, il fatto di poter svitare tutta la farfalla del mulinello, avere la frizione completamente libera come in questo caso, ma avere comunque la bobina che è trattenuta ancora da qualche giro di filetto della farfalla. Molti di voi, lo so, ogni tanto aprendo tutta la farfalla, quando parte un pesce o magari lo lasciate lì, parte e perdete la frizione, perdete la bobina eccetera, i ricambi ci sono ma costano e se non succede è sicuramente meglio. Detto questo ragazzi, un voto alto anche su questo mulinello, vi do un voto, volete un voto fino a 10 diciamo con un numero, voto 8, assolutamente meritato, se non fosse per tutte queste caratteristiche, se non fosse altro per quello che è la novità della Nomura su un mulinello che non è un mulinello che nasce appunto per lo spinning, cosa che ci ha abituato a fare. Bene ragazzi, detto questo, abbiamo visto da vicino questo nuovo
Tokyo. Vi ricordo che qua sotto trovate il link al mio sito internet. Vi chiedo di continuare a seguirci sulle nostre pagine Facebook, Fisherlandia Mondo Pesca Sportiva. Continuate a seguire sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi, attivate la notifica. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e condividetelo. Io vi saluto, io e il nuovo Tokyo vi salutiamo. E come sempre, ragazzi, che la pesca sia con voi.